Hello, my name is John Cantley. I'm a British journalist. In November 2012, I came to Syria, where I was subsequently captured by the Islamic State. Now, I know what you're thinking. You're thinking, he's only doing this because he's a prisoner. He's got a gun at his head, and he's being forced to do this, right? Well, it's true. I am a prisoner. That I cannot deny. I'm going to show you the truth. As the Western media tries to drag the public back to the abyss of another war with the Islamic State. You have absolutely no right to live in a state of safety and security when your country is carrying out atrocities on our people. Lo Stato Islamico è un mondo chiuso. Quello che sappiamo è quello che vogliono farci vedere. Centinaia di filmati diffusi ogni giorno per esaltare le masse arabe e terrorizzare quelle occidentali. I grandi network televisivi hanno deciso di oscurarli. I padroni della rete provano a cancellarne le tracce. Noi li abbiamo visti tutti. Perché 2 anni fa abbiamo deciso di infiltrarci nelle pieghe del web. Qui si sta combattendo una guerra parallela. Abbiamo scaricato ore e ore di filmati prima che venissero cancellati. La nuova nazione, come ogni nazione, si regge sulla propaganda. Al-Qaeda fu la prima ad impiegare i video per minacciare l'Occidente. Erano i tempi di Bin Laden braccato, nascosto sulle montagne. Preistoria della comunicazione. Ecco un momento storico per la nascita dello Stato Islamico. Un combattente cileno nato in Norvegia, che ha preso il nome di Abu Safia, racconta l'abbattimento del confine tra Siria e Iraq, disegnato dal trattato tra Francia e Inghilterra del 1916. Inshallah, this is not the first border we will break. Inshallah, we will break other borders also, but we start with this, inshallah. Nelle riprese notiamo qualcosa. Sono 20 fotogrammi, meno di un secondo. Mostrano qualcuno che riprende la scena. È un videogiornalista. Sorride, non sembra un arabo. Dal 2012 lo Stato Islamico ha assunto oltre 100 tecnici occidentali dell'informazione come lui. E il risultato è questo. Sie kämpfen für den Sieg, zwingen alle in die Knie, mit Hauen und mit Kissi, Daulat na Mansura. Ein Schamisch erscheint, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm. Muslime seid ihr so weit, nach hunderten Jahren Leid, werdet ihr befreit, Daulatna Mansura. Wir tun Edem allen wie allen, wenn die Bomben auf euch knallen, euer System wird zerfallen, Daulatna Mansura. Nella moschea di Mosul, al-Baghdadi si autoproclama califfo dello Stato Islamico. Con questo video il califfato si presenta al mondo. La casa di produzione è la Al-Furqan Media Foundation, una casa di produzione istituzionale dedicata alla parte più spirituale del messaggio dell'ISIS. فهذا قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح
ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله، ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم، فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام. فوليت عليكم، ولست بخيركم ولا أفضل منكم، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم. I fedeli sono ripresi in volto, mentre le persone oscurate sono i vertici politici dello Stato islamico. Qui vediamo lo stesso al-Baghdadi qualche anno prima nei panni di un soldato della resistenza siriana anti-Assad. È alle spalle del senatore repubblicano John McCain, che sfidò Obama nel 2008 e che poi fu inviato informalmente in Iraq e Siria per gestire affari e politica statunitense. Quell'anno trattava con gli Stati Uniti i termini degli aiuti finanziari e militari contro il dittatore siriano. La connessione tra i terroristi e l'America la svela Hillary Clinton. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else, to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Parlando dell'ISIS, più tardi ammetterà: quella è roba nostra che ci è sfuggita di mano. E quella roba si è trasformata in un incubo. La guerra è in atto. Ed è una guerra mondiale. In pochi mesi lo Stato islamico ha conquistato un territorio pari a quello della Gran Bretagna. Sta fagocitando uno ad uno tutti i fondamentalismi armati dell'Islam. Ha stretto alleanze con altri gruppi terroristici, da Boko Haram in Nigeria a cellule di Al-Qaeda. Che cos'ha di più rispetto agli altri? Un progetto politico e militare, certo, ma a fare la differenza è un'estetica eroica e sempre vincente, imposta da video come questo. Flames of War è il documentario ufficiale dello Stato Islamico. È una ricostruzione storica in lingua inglese fatta per gli occidentali. Vuole comunicare la capacità militare, gli obiettivi, inventare un nuovo immaginario. È prodotto dalla principale casa di produzione dell'ISIS, Al-Hayat, che significa la vita. Inizialmente ci siamo stupiti della raffinatezza dei filmati di propaganda dell'ISIS. Poi ci siamo accorti che sono la copia di altri filmati. I'm an expert and I'm a professional. I stand ready to deploy, engage and destroy the enemies of the United States of America. Gli spot istituzionali per l'arruolamento dell'esercito americano. È difficile distinguerli. I'm a warrior and a member of a team. I left comfort for one reason alone. I am an American soldier. We are going for you, Barack Obama. I will always take this first. Takbir! Allah! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir!
filmati sono invece una copia dei più famosi videogiochi americani. Siamo di fronte a un esercito di ragazzini cresciuti a videogiochi di guerra che conducono una guerra vera. La finzione e la realtà sono due giochi, fatti di morti finti e morti veri. Loro giocano con tutti e due. Il sistema comunicativo dell'ISIS prevede 4 case di produzione istituzionali e internazionali. 40 emittenti locali tra Siria, Iraq, Yemen, Nord e Centro Africa raccolgono il materiale e lo inviano alle 4 case madri che montano e postano i video a seconda della necessità. Servono soldati, volontari, medici, soldi. I bisogni vengono valutati dagli algoritmi dei social network, quelli che si attivano attraverso i like. Lo stesso metodo che usano le multinazionali occidentali per indirizzare i nostri consumi. I videomaker dell'ISIS, per lo più turchi, siriani o occidentali convertiti, si sono presto trasformati in veri combat camera team dalla mano ferma, gusto per l'inquadratura e per il montaggio. Sembra il nostro cinema, ma è vero. ISIS ha creato un immaginario epico fatto per esaltare giovani siriani e iracheni, ma studiato anche per attirare ragazzi occidentali convertiti all'Islam. J'appelle mes frères en France qui n'ont pas fait encore la hijra et qui n'en ont pas les moyens ni la possibilité. I tre ragazzi che parlano vengono da tre zone diverse della Francia, un marsigliese, un parigino e un pieno ar franco-algerino, per dimostrare che l'ISIS si rivolge a tutta la Francia. Qu'attendez-vous? Avez-vous peur? Plusieurs sœurs ont immigré enceintes à travers les frontières. N'avez-vous pas honte? Le chemin est facile. Aucune excuse. Il y a des armes, il y a des voitures. Il y a des cibles prêtes. Il y a même du poison. Si vous pouvez mettre même du poison et le faire boire à un ennemi d'Allah, faites-le. Tuez-les. Attorno a loro vediamo gli addestratori. Il personaggio alle spalle, dal taglio degli occhi, sembra indonesiano. Vous pouvez faire pour les humilier, car ils ne méritent que ça. Vediamo scintillare un anello. Indica un reparto, un'arma di appartenenza. È un simbolo del mondo militare anglosassone e presuppone un'influenza e un addestramento occidentale. I'm your brother in Islam here in Syria. I originally come from Canada. Ecco un ragazzo che è andato a combattere nel deserto dell'Iraq, direttamente dai boschi e dalla neve del Canada. Abu Muslim è il nuovo nome di André Poulin. I was like any other regular Canadian. I watched hockey. I went to the cottage in the summertime. I loved to fish. I wanted to go hunting. I liked outdoors. I liked sports. Before I come here to Syria, I had money, I had a family, I had good friends, I had colleagues. You know, I worked as a street janitor. I made over $2,000 a month at this job. It was a very good job. You know, life in Canada was good, but
At the end of the day, it's still Daru Kufr. And at the end of the day, you cannot obey Allah subhanahu wa ta'ala fully as you can by living in a Muslim country in an Islamic state. So it's not like I was some social outcast, wasn't like I was some anarchist or somebody who just wants to destroy the world and kill everybody. No, I was a regular person. And, you know, Mujahideen are regular people too. So come and join before the doors close. Because right now, the Ajr is like a gold mine. The gold mine opens and the people, they come and they invest in it and they find some gold and they sell the gold and they make some money. And then the market closes and khalas, there's no more market. Nel video dedicato interamente alla sua storia, viene seguito anche in battaglia. È il soldato che corre dentro il riquadrino rosso. Fa da lepre per attirare il fuoco nemico durante l'assalto alla base siriana di Tabqa. Lo speaker dell'ISIS esalta la sua impresa e la sua corsa verso il paradiso. During the battle, like a man who did not know death. Rather, he knew that true life awaited him, and it was only a matter of being struck down by the weapons of the kuffar. He was a brother who would be pleased with the bare minimum, and still shine with happiness. What was on show for the world to witness was that the Mujahideen of the Islamic State would only accept victory or shahada. Victory or shahada. Victory or shahada. Victory or shahada. Le truppe scelte dell'ISIS sono formate soprattutto da ceceni, kazaki, tagiki e in genere da combattenti islamici dell'ex Unione Sovietica, gente abituata alla guerra. Il soldato con barba rossa è Al Shishani, un georgiano convertito, comandante delle forze armate dell'ISIS. Questo invece è l'Avdrim Muajeri, kosovaro, è detto il macellaio. Sui suoi profili social rivendica il piacere di sgozzare la gente. In questi vecchi filmati di addestramento si osservano diverse tecniche, occidentali e russe. Servono ad attirare mercenari ed ex soldati da tutto il mondo. Qui siamo all'interno di una scuola per bambini kazaki emigrati in Siria. Абдулла, қаяқтан келдің? Қазақстан. Машалла. Қай жердесің сен? Ислам халифат. Машалла, не істеп жатсың? Намаз оқып жатырмын. Машалла, амрың кім сен? Абубакр Бағдади. Машалла. Абдулла è il protagonista prescelto. Si esercita assieme ai suoi compagni di classe. Ci sono anche delle ragazze. Sta imparando ad uccidere e la promessa presto sarà mantenuta. Біз осы медреседе Құран үйренеміз, арабский үйренеміз, араб тілін үйренеміз, таджвид үйренеміз, фиқх үйренеміз. Осының бүкілі Аллах үшін үйреніп жатырмыз, иншалла. Біз муаскер үйреніп жатырмыз. Сендерді иншалла, осы сендер кафирлерді өлтіреміз біз иншалла. Бауыздаймыз. Такбир! Аллаху акбар! Верующих не считают неверующих своими помощниками и друзьями. А кто считает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху
за исключением тех, кто в действительности боялся их. Il bambino è cresciuto rispetto ai tempi della scuola. È davanti a due presunte spie catturate, una russa e una kazaka, che confessano la loro colpa. На ФСБ Российской Федерации против мусульман. Мне была задача приехать в Сирию, в Шам. Quando mai abbiamo visto un vero interrogatorio ad una spia? Al cinema? Questo è il loro cinema. La realtà girata come fosse finzione. Sembra fiction, ma i morti e gli assassini sono veri morti e veri assassini. Натворить какие-нибудь дела грязные. Хочу сказать, что вы, если даже придете, чтобы каялись сейчас, потому что потом уже не будет никакой тавбы. По милости Всевышнего Аллаха, они находятся в руках львов халифата. L'assassino in questo caso è proprio il nostro Abdullah. Обращаемся к каждому, кто сумел шпионить за муджахидами и мусульманами. Мы не почувствуем ни пощады, ни жалости. Мен өскенсің иншалла кафирлер сендер бауыздайтын муджахид болам. Quanti bambini indottrinati vorrebbero essere al suo posto, con la sua pistola e il suo orologio da polso. Bambini belli e atti eroici, un marketing semplice e preciso come la scelta del brand, la bandiera nera. Quella storica usata dal profeta, la Rayat al-Ukab. Annuncia il ritorno del Mahdi, il profeta. Il cerchio bianco indica la luna piena. L'ossessione della bandiera precede ogni altro messaggio. Un'immagine antica, l'ideale di uno Stato islamico senza confini. Le colonne trionfanti entrano in città. Un altro format che si ripete. I video sono tutti uguali. Prima vola il drone, poi si intravede l'attacco. Ecco quindi l'ingresso trionfale di SUV nuovi fiammanti con il brand dell'ISIS. I locali all'inizio osservano esterrefatti, poi però i soldati iniziano a distribuire caramelle. Funziona. Quando la popolazione non passa dalla parte giusta, ecco ciò che accade. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, we're here in the 17th Division military base just outside the city of Ar-Raqqa. And we're here with the soldiers of Bashar. You can see them now digging their own graves in the very place where they were stationed. The very place where they were stationed terrorizing the Muslims in Raqqa. This is the end of every Nusayri kafir that we get a hold of. أقول لبشار الله ينتقم منه ويسوي بأولاده مثل ما سوى بينا احنا اليوم نحفر قبورنا بإيدينا مسكتنا الدولة الإسلامية 40 من الفرقة 17 احنا كنا نخدم عند بشار وين بشار يجي يشيلنا 8 طاح من الفرقم احنا 800 واحد هم عشرات من الدولة الإسلامية اقتحموا الفرقة أقول لكل أهالي العساكر انهم يشيلوا اولادهم من جيش بشار They said that we abandoned the front and stopped fighting the kuffar to turn our guns towards the Muslims. They lied. Wallahi, we are the harshest towards the kuffar. And the flames of war are only beginning to intensify. Wallahi, the fighting has just begun. Tutte le esecuzioni vengono filmate e montate insieme in quella che sembra la sigla di un telefilm, un macabro telefilm sulle teste mozzate. Di monito a traditori e irriducibili. La propaganda non si fa solo con la paura.
Ed è qui che torna utile il bravo reporter anglosassone. John Kentley, che liberato dalla tuta arancione e forse convertito, racconta la normalità della vita ai tempi del califfato. The media likes to paint a picture of life in the Islamic State as depressed, people walking around as subjugated citizens in chains and beaten down by strict totalitarian rule. But really, it's just misleading because what I can see is thousands of Iraqis going about their daily business here in Mosul after years of oppression under Saddam's rule and the descent into chaos that followed the American invasion. Sunni Muslims can now walk on the streets of Mosul without fear of Shia oppression. Questi semplici video promozionali, l'ISIS comunica a se stesso e al mondo il ripristino dei servizi essenziali. Distribuzione del pane, elettricità e sanità garantite. Nuove tubature dell'acqua e delle fogne, nuove strade, nuove insegne stradali. L'idea di Stato Islamico si fonda sulla rinascita di leggi semplici e antiche. Si riscuote la zakat, una forma di elemosina obbligatoria prescritta dal Corano. Chi ha, deve dare a chi non ha. Si distruggono sigarette, viene dato fuoco all'alcol. Of course, where you have the Islamic State, you have Sharia law. It is one of the absolute principles why they fight. Wallahu Akbar! It is 1,400 years old, and it is the rule of God, the rule of Allah. Unlike the laws of democratic countries which change to fit every circumstance or to fit every different week, the rules of Sharia are remarkably simple. For example, if you are convicted of robbery with the correct number of witnesses and such forth, you have your hand cut off. Sounds harsh, but you're not going to commit the same crime again, and it will dissuade others from doing the same. This is a waiting room where normal civilians wait to see a Sharia court judge. And like any other waiting room of any other law court in the world, they're playing TV in the background. Questi uomini controllano il regolare svolgimento delle attività quotidiane, una sorta di guardie dell'ufficio consumatori. Controllano i prezzi, il funzionamento delle bilance, la riscossione della zakat. E poi nuovi soldi, nuovi registri, nuove tasse, nuove leggi catastali. Basta confusione. Nel format perfetto disegnato dalla propaganda, per tutti c'è un ruolo, anche per i disabili. In questo caso due sordomuti che fanno i vigili urbani. Seems that the police are almost redundant despite having a very firm presence here in Mosul. There's really very little crime being committed, from what I can see, just people going about their business, and nothing like the police before, who would run at the slightest sign of trouble. Anyway, we got to go and patrol now. Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Anbiya, aus dem Land. Uno dei format più diffusi nello Stato Islamico è quello dei Mujahideen. Sono brevi filmati diffusi su Twitter. I Mujahideen mostrano come il loro arrivo rappresenti un nuovo inizio per le popolazioni sofferenti. Un volontario tedesco si accerta che i feriti stiano bene e chi sia di nuovo pronto per tornare a combattere.
Autour de nous, il y a des enfants qui sont, il y a des orphelins autour de nous, il y a des familles, des pauvres familles qu'on est en train de les aider. Questa è l'inaugurazione di un parco giochi a Raqqa. Accusations of the West is that under an Islamic state, education will suffer. Religious studies and changes to the curriculum don't quite fit their image of progressive schooling. But here in Al-Fab, these young men here are learning Quran recital and languages. And with any luck, they will form the Mujahideen for the next generation in this region. Nello Stato islamico non esistono differenze razziali, non c'è frattura tra vita quotidiana e vita religiosa. È un Islam modificato, integralista ma con ben studiate aperture alle nuove generazioni e ai popoli musulmani di tutto il mondo. A differenza del modello di Al-Qaeda che escludeva le bambine, alle scuole dell'ISIS sono ammessi entrambi i sessi, sebbene in classi separate. L'importante è studiare le materie giuste. A cominciare dalla religione e dalla storia. Tra due generazioni, nessuno tra questi ragazzi saprà più nulla di assiri, babilonesi e romani. Quando l'ISIS arriva in un luogo, pensa innanzitutto a connettere le persone al web. Ecco un camion della rete regionale. Sta andando a installare un nuovo punto internet. Computer, videogiochi, gelati, caramelle. Come potranno questi ragazzi, che vivono in villaggi senza elettricità e acqua potabile, odiare lo Stato islamico, oggi e in futuro? Gli internet point diventano un luogo di scambio quotidiano. I ragazzi portano qui le chiavette USB e ne ricevono delle nuove. I video di propaganda si diffondono, gli adolescenti diventano mujahideen della comunicazione. Un account Twitter ha in media 1000 contatti. Moltiplicati per i circa 100.000 attribuibili allo Stato islamico, fanno 100 milioni di persone che ricevono nello stesso istante un video. È un flusso che nessuno può fermare, a meno che non si rinunci a internet. Dalla rete passa anche l'arruolamento. Ogni video girato da e per i mujahideen è rivolto a ogni singola persona. È come se il messaggio dicesse: aspettiamo proprio te. Dopo il contatto via web c'è l'incontro con il reclutatore, solitamente un sedicente imam. La fase successiva è la preparazione al viaggio. Acquisto biglietto, contatti locali in Turchia. Quindi si entra in una cellula ISIS, composta in media da 5-7 persone. L'imam, o presunto tale, due reclutatori, tre esecutivi e il mujahid della comunicazione.
La nascita dello Stato Islamico coincide con la nascita di un immaginario costruito meticolosamente dai registi, o chissà, da un unico regista. Al centro, il trionfo della violenza e giustizia agli infedeli. Finora, il video più elaborato prodotto dallo Stato Islamico è l'esecuzione del pilota Giordano. L'emittente che lo ha prodotto si chiama Security Database e ha un compito istituzionale di sicurezza nazionale. Fa hackeraggio, guerra elettronica, recupero informazioni. Si tratta di un vero e proprio film. Il re di Giordania annuncia l'attacco all'ISIS e i suoi piloti si preparano per la missione. Poi l'ISIS ne cattura uno e comincia una crudele messa in scena. L'uomo confessa i nomi degli altri piloti, tradendo la patria. Poi rivive le proprie colpe. I ragazzi iracheni hanno visto questo film tutti insieme. Lo Stato Islamico ha messo maxi schermi nelle piazze, come per una partita di calcio. Le scene sono dilatate, costruite nei minimi particolari. Gli spettatori rivivono i massacri subiti e pregustano la vendetta. Esecuzioni di piazza come ai tempi della ghigliottina a Parigi. Tanti smartphone riprendono le scene, poi diffonderanno le immagini. Morte in diretta, snuff movie, in versione colossal. Qualcosa che nessun altro ha mai fatto. Per girare scene come quella dell'uccisione di 21 cristiani copti sulle coste libiche, servono un autore, un regista, un costumista, almeno 3 operatori, forse un dolly, e poi montatori, grafici, consulenti musicali. Una sperimentazione sadica, come quella dei chirurghi al servizio di Hitler. Si fanno molte prove. Le vittime non sanno quando avverrà esattamente l'esecuzione. Forse quando si abituano alla telecamera, all'idea della morte. All praise is due to Allah, the strong and mighty.
And may blessings and peace be upon the one sent by the sword as a mercy for all the world. Molti dei boia parlano con cadenza anglosassone. Devono aver vissuto a lungo in Inghilterra, oppure sono figli di arabi nati lì. And today we are on the south of Rome, on the land of Islam, Libya, sending another message. O crusaders, safety for you will be only wishes. Ogni storia viene presentata attraverso uno stile ben preciso, usando meccanismi ripetitivi. Questa racconta di un presunto agente del Mossad. Si parte con il racconto dei fatti del condannato a morte, che confessa i suoi obiettivi. Poi si ricostruisce la sua storia. Viene addirittura girata una fiction con il prigioniero costretto a recitare se stesso. Il boia, anche in questo caso, è un ragazzino, presentato come un eroe. Les jeunes lions du califat vont tuer ce que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les mujahidines et les musulmans. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم un mécréant et celui qui le tue ne seront jamais ensemble en enfer. Infine scorrono i titoli di coda, una galleria di presunte altre spie del Mossad da uccidere. Gli autori del filmato ne svelano immagine, identità, luogo di lavoro, residenza, numero di carta d'identità, come in un videogioco d'azione che chi guarda deve portare a termine. Non c'è vita senza jihad. Sembra una fiction, ma è una specie di talent show che racconta i migliori combattenti dello Stato Islamico. Selezionati in base ad aspetto fisico e fascino personale, i jihadisti si presentano. Cette vérité que l'État islamique est de retour, quelques répulsions que vous en ayez, victoire après victoire, elle gagne du terrain. We have brothers from Bangladesh, from Iraq, from Cambodia, Australia, UK. Nothing has gathered us except to make Allah Azza wa Jalla's word the highest. Bring your planes. Bring everything you want to us, because it will not harm us. Why? Because we have Allah Azza wa Jal, and this is something that you do not have. Kommt, wir warten auf euch. Seit über 1400 Jahren warten wir auf euch. Ihr werdet nur verlieren. And all my brothers living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. The Prophet ﷺ said, the cure for the depression is jihad fi sabilillah. The promise of our Lord is true. The day of judgment will come, so I sincerely advise you to read the Quran and search for the truth yourself.
Sembrano dei veri e propri confessionali, come nel Grande Fratello. Quando la luce è più suggestiva, si consuma il rito del rogo dei passaporti. I ragazzi non torneranno più nel loro paese d'origine e sono pronti a morire per la jihad. Quelli a volto scoperto sono i martiri prescelti. Molto probabilmente sono già tutti morti. E chi viene nominato, come in un reality show, ha diritto a un video tutto proprio. أن يجعل من أشلائي ودمائي دربا للمجاهدين حتى يفتح بيت المقدس بإذن الله عز وجل. Il format dell'autobomba, anche questo è un video seriale composto sempre dagli stessi capitoli. Vediamo la macchina. Le armi. Una breve dichiarazione del martire mentre sta per partire. أرجو منكم دعوة صالحة في ظهر الغيب وأوصيكم بتقوى الله والمسارعة إلى النفية اللهم خزن الدماء حتى ترضى وأبشروا بالمفخخات وأبشروا بكل شيء أعداء الله أبشروا أبشروا وجئناكم بالذبح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لن يهمنا تحالفكم بإذن الله في كل العالم في أوروبا في أمريكا في كل العالم إن شاء الله. Dopo l'ultimo saluto, la macchina parte. Poi l'esplosione, ripresa in campo lungo. Se analizziamo le date della produzione dei filmati, notiamo che il progetto propagandistico dell'ISIS precede e rafforza quello militare. Per questo le loro milizie sembrano più potenti di quello che sono sul campo di battaglia. Eppure, proprio per questo, la loro sconfitta è molto più difficile. I filmati diffusi vogliono sollevare l'orgoglio di milioni di persone che da secoli si sentono soggiogate. Secondo al-Baghdadi, la guerra che noi occidentali definiamo Terza Guerra Mondiale
durerà 20 anni. Porterà prima ad una lotta tra musulmani e quindi alla definitiva vittoria dell'Islam sul mondo. Fare controinformazione sull'ISIS è difficile. Molti network occidentali hanno deciso di oscurare completamente la loro propaganda. Ma se oscuriamo anche immagini banali come queste, loro possono aprire un YouTube alternativo. Si chiama BayanTube. Funziona benissimo. Il server potrebbe essere in California, proprio come YouTube. Abbiamo reso il mondo piatto grazie alla tecnologia e l'ISIS ne approfitta. Abbiamo utilizzato la paura per fare incassi al cinema, ascolti nelle news, voti nella politica. E l'ISIS prova a sfruttarla contro di noi. Questo spot è cantato in tedesco e inneggia una sorta di jihad in giacca e cravatta. Potrebbe essere stato girato in una qualunque delle nostre città. Blut haben wir gerochen, die schwarzen Flaggen kommen mit der BR bis nach Scham. Rache für den Gesandten und für unsere Schwestern, für unsere edlen Brüder und alle Schuhada. Lass davon mit Sprengstoff, liebevoller Abschied. Mutter sei nicht traurig, dein Sohn Rasulallah. Allah hat euch gerufen, kein Weg geht mehr nach draußen. Tank von voll Benzin, also Bruder, gebe Gas. Dein Nachbar ist ein Käfer, beleidigt den Gesandten. Nimm ein großes Messer, gib ihm sein Halal. Bruder, sei nicht traurig, aber ich musste gehen. Auch wenn du in Europa bist, mache dein Dschihad. Allah wird dich belohnen, setz den Dreckigen ein Ende. Agenda ist geöffnet, tu es mit dem Gas. Ich habe nur ein Leben und Allah hat gegeben. Die Zeit, sie ist am Laufen, also Bruder, schenkt euch an. Taten lassen reden, die Erde ist am Leben. Geh einfach was mit Segen, eine Gabe von Allah.